Quindi in italiano è corretto dire vengo da Bologna, vero? Certo, puoi dirlo, ma è giusto anche vado da Mario. Gli usi della preposizione da in italiano sono tantissimi. Proviamo a vedere i più comuni in questo video. Il primo uso, il primo valore della preposizione da, che abbiamo visto adesso, è un valore di complemento di luogo. In particolare, moto da luogo. Venire più da, che indica un movimento da un luogo. Quindi se chiedo da dove vieni, la risposta è vengo da Bologna. Attenzione perché posso dire anche andare più da, quando sto andando da un professionista o da un amico. Quindi per esempio vado dal meccanico, vado dal dottor Rossi, vado da Gianni. Gianni è un mio amico, per esempio. In questo caso la preposizione da si può usare anche con altri verbi. Quindi per esempio il verbo essere, sono da Gianni o dormo da Gianni, sono dal dottore, sono dal dottor Rossi, sono dal meccanico. Benissimo, adesso vado a studiare un po' di italiano e vediamo il secondo uso della preposizione da. Ok, eccoci adesso nella mia scrivania per vedere il secondo uso, la seconda funzione della preposizione da. Ok, adesso io inizio a studiare un po' di italiano. Ci vediamo tra 30 minuti, ok? Benissimo, ho finito di studiare italiano. È da 30 minuti che studio italiano, o studio italiano da 30 minuti. Quindi, come vedi, la preposizione da può avere anche un valore di tempo. Quando ha questo valore temporale, spesso si usa insieme alla preposizione a. Quindi, per esempio, studio dalle 11 alle 11 e mezza. Benissimo, adesso sono un po' stanco, vorrei fare una pausa, quindi andiamo in cucina e vediamo il terzo uso della preposizione da, ok? Andiamo. Eccoci in cucina per fare una pausa e mi mangio una mela. Anche in cucina puoi utilizzare spesso la preposizione da. Per esempio, per tagliare la mela mi serve un coltello da cucina. Un coltello da cucina, ok? Da in questo caso descrive la funzione dell'oggetto, il fine, ok? Quindi il coltello è utile per essere usato in cucina. Quindi il coltello da cucina è adatto alla cucina, ok? Per cucinare. Sì, in questo caso non mi serve un coltello da cucina per tagliare una mela, ma è sufficiente un coltello normale, ok? E sono tanti gli oggetti che puoi utilizzare in cucina insieme alla preposizione da. Per esempio, una tazza da tè, una tazza da tè, adatta a bere il tè, ok? Oppure ad esempio un cucchiaino da caffè, un cucchiaino da caffè per mettere lo zucchero nel caffè, per esempio. Quindi ci sono veramente tanti usi anche in cucina della preposizione da: una tazza da tè, cucchiaino da caffè, coltello da cucina. Ok, pausa fatta, andiamo a vedere gli ultimi usi della preposizione da. Che libro stai leggendo? Ehi Giulio, sto parlando con te. Ah, sì, sto leggendo un libro interessante. È un libro per approfondire ulteriormente il tuo italiano, se sei già a un buon livello. È un libro da leggere.
contiene dettagli, curiosità e argomenti interessanti sulla lingua italiana. Sembra interessante. Chi è l'autore? È stato scritto da un linguista italiano. Quindi, in questo caso, la preposizione da ha due usi, due funzioni. La prima che abbiamo visto è una funzione impersonale. È un libro da leggere. È molto bello. Deve essere letto. È un film da vedere. È molto interessante. Deve essere visto. Roma è una città da visitare. È meravigliosa. Deve essere visitata. L'altro uso di da che ho fatto prima è con la forma passiva. Il libro è stato scritto da un autore famoso. Il film è stato girato da un regista famoso. Bene, questi erano i principali usi della preposizione da in italiano. Quando devi pensare a quale preposizione usare in italiano, non pensare alla traduzione diretta della preposizione dalla tua lingua madre all'italiano, ma piuttosto alle parole che precedono e seguono la preposizione. Pensa ai verbi, ai sostantivi, alla struttura generale della frase. Questo ti può aiutare davvero a capire qual è la giusta preposizione da usare nella frase. Parleremo presto delle altre preposizioni in italiano. Quali sono quelle che ti danno più difficoltà? Scrivilo qua sotto nei commenti. Intanto puoi trovare qualche esercizio sulla preposizione da nel mio sito. Spero che il video sia stato utile e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!